Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Nelle scorse ore sono arrivate le istruzioni operative di IMSS sull'intervento di rivalutazione anticipata delle pensioni fino a 2.692 euro, il tutto attraverso una circolare, la numero 114 del 2022. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. La circolare IMSS numero 114 del 2022 si occupa dell'incremento del 2% delle pensioni di importo fino a 2.692 euro mensili, precisando che sono interessate le pensioni di vecchiaia anticipate e le principali prestazioni assistenziali. Sono invece escluse, ricordiamolo ancora una volta, dall'incremento le prestazioni di accompagnamento a pensione come l'APE sociale o l'isopensione, le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva per le quali non siano state liquidate le quote relative a enti e casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico contributivo più elevato e infine indennizzo per cessata attività commerciale. L'aumento viene calcolato tenendo conto delle fasce progressive di rivalutazione. Nella circolare l'IMSS ha pubblicato questa tabella in cui sono specificate tutte le varie fasce, ovvero da 0 a 2.097,40 euro di pensione l'aumento sarà del 2% con un incremento massimo nella fascia di 41,95. Nella seconda fascia avremo le pensioni da 2.097,41 a 2.621,75 con un aumento percentuale dell'1,80 e un incremento massimo nella fascia di 9,44 euro. Per quanto riguarda la terza fascia avremo le pensioni da 2.621,76 a 2.692 euro con un aumento dell'1,50% e l'incremento massimo nella fascia pari a 1,5 euro. L'incremento ricordiamo che viene corrisposto d'ufficio nelle mensilità di ottobre, novembre e dicembre tredicesima se dovuta e questo importo sarà identificato direttamente nel cedolino da una voce denominata incremento del decreto aiuti bis. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.